Proprio perché questo è il messaggio che vuole lanciare l'Alba dei Popoli, giunto ormai alla 17ª edizione. Abbiamo ospitati tantissimi ospiti appunto nelle edizioni scorse e quest'anno anche ospiti interessanti, per esempio il concerto che terremo l'una notte, la sera del Capodanno, ed è il concerto per la vita e per la pace che solitamente si ospitava a Betlemme e che quest'anno gli organizzatori invece hanno voluto venisse ospitato proprio ad Otranto, per cui maggiore anche la responsabilità di quello che è il messaggio che vogliamo lanciare, questo abbraccio e questo dialogo aperti verso un Mediterraneo che sia, speriamo tutti, di pace quanto prima e che possa superare questi momenti di crisi che sta vivendo appunto negli ultimi anni. E poi comunque un'Alba dei Popoli che guarda proprio ai tanti turisti che hanno scelto e hanno dimostrato negli anni di preferire Otranto anche durante i mesi invernali e quindi in questo periodo di fine anno. Invitiamo tutti a venire perché c'è comunque un programma interessante, un programma molto ricco che guarda alla cultura, all'arte, tante le mostre ospitate nel nostro castello, un bellissimo appuntamento la notte o anzi all'alba di Capodanno al Faro di Palacia, al punto più ad est orientale appunto d'Italia, per attendere quella che sarà la prima alba d'Italia del nuovo anno. E lo faremo con Roberto Cotroneo che saprà in qualche modo introdurci al 2016 a modo suo. E poi abbiamo questi concerti, oltre a quello che ho già detto dell'1 a sera, il 31 per attendere appunto il nuovo anno e festeggiare tutti insieme in piazza con DJ set e con tanta musica di gruppi, di artisti anche locali. E infine poi il 2 avremo il vero concertone di Capodanno, quest'anno ospiteremo il cantautore Luca Carboni. Credo che sia veramente un programma interessante e che potrà trovare il piacere di quanti verranno a trascorrere qualche giorno di vacanza con noi.